come assistente tecnico. Un noto cantautore, medico e un futuro sindaco. Grazie a voi tutti di stare qua. Noi ci conosciamo tutti, questa è un'occasione per farvi conoscere meglio. Marco Alessandrini, ho colto l'occasione, lo ringrazio personalmente per la sua disponibilità, simpatia e schiettezza nel dirmi le cose. Mimmo Locasciulli, che è venuto da Roma direttamente qua per stare questa sera insieme a noi. Come voi ci di politica. Abbiamo evitato di far salire un pianoforte a coda. Vero. Così lo risparmiamo questa sera. Bene, io sto qua perché il circolo, molti di voi mi hanno chiesto di candidarmi. L'ho fatto e l'ho fatto perché insieme abbiamo avuto negli ultimi anni, l'occasione di fare tante battaglie, di fare tante proposte politiche, di fare tante proposte per l'amministrazione. Il nostro è, come dire, il risultato di un'attività politica, di un'organizzazione territoriale che ha avuto in questi ultimi 3-4 anni l'occasione di svolgere attività politica con incontri che ha visto la presenza dell'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, Fabrizio Barca, Andrea Orlando, Andrea Cozzolino, Livia Turco, Pittella, cioè gente che è venuta, che ringrazio indirettamente, che è venuta al circolo per mantenere viva la discussione, vivo il dibattito per il nostro partito, anche se in mezzo alla strada il più delle volte. Questo è il frutto di un'attività politica, ma è anche il frutto di un'attività fatta per combattere una politica sbagliata che l'amministrazione Mascia ha messo in atto in questi anni della sua reggenza. Voi vi ricordate tutti che abbiamo impedito che si è costruito dentro al parco della caserma di Cocco, abbiamo impedito che si è portata avanti la lottizzazione del piano particolareggiato 2, abbiamo impedito e stiamo impedendo che si costruisca una collina chiamata Duna sulla riviera sud, che non si capisce il motivo di una scelta né architettonica né ambientale né funzionale di questa proposta. Lo abbiamo fatto tenendo aperto le porte del nostro circolo, coinvolgendo persone e organizzazioni che inizialmente avevano poco a che fare con noi. L'abbiamo fatto insieme e questo è il risultato. Io credo che la parola d'ordine che abbiamo sempre sostenuto dentro al circolo, che è stata quella che ci ha portato a mantenere e a fare tutte le attività, cioè più siamo e meglio stiamo, ha portato oggi a un risultato che ci consentirà, ne sono sicuro, di ampliare la nostra proposta politica, la nostra battaglia. Se prima ci siamo dovuti limitare per un conflitto territoriale solo ad un quartiere, se si perfezionerà, se si concretizzerà questa mia candidatura, avremo l'occasione di parlare a tutta la città e a dire la nostra sulla chiusura del transito a Corso Vittorio Emanuele, una chiusura che è stata fatta
dire che per fare in modo che si creasse un centro commerciale naturale è stata chiusa al traffico. Io sono per la pedalizzazione, ma le scelte vanno fatte ragionandoci un po' sopra. Chiudere al traffico una strada che poi vedrà la circolazione dei mezzi pubblici, la circolazione dei mezzi di sicurezza, vedrà la circolazione dei taxi e soprattutto dei residenti, significa chiudere al traffico la città a noi di un altro quartiere, di Porta Nuova, dei Colli, di Montesi, cioè a coloro che normalmente usavano l'auto per arrivare al centro e fare acquisti. La città di Pescara è sempre stata una città commerciale, qualche volta veniva definita azzardatamente città solo commerciale, perché la presenza di tanti marchi e di tanti negozi facevano questo di Pescara. Io credo che noi dobbiamo avere l'occasione, vogliamo avere l'occasione di parlare di Pescara. Ringrazio, come dire, chi in questi mesi, in questi anni mi ha, come dire, dato l'occasione di riflettere sulle problematiche della città. E lo faccio facendo i nomi, ringrazio Massimo Palladini, che non è del nostro partito, ma che ha deciso di collaborare con noi per parlare di Pescara. Faccio con l'ingegnere Bagagli, lo faccio con l'architetto Pitocco, lo faccio con l'architetto Chiola, lo faccio con tutte quelle persone che nel momento in cui c'è stato bisogno di riflettere su una problematica sono venuti. E devo dire che non so se succede spesso, ma da noi sono venuti anche con una certa frequenza anche due rappresentanti provinciali dei grillini, che, come dire, sono sempre critici, sono sempre, però si sono trovati bene, perché abbiamo affrontato le problematiche che sentivano anche loro, le abbiamo affrontate in modo aperto e poi abbiamo trovato delle soluzioni comuni. Dico, questo è il nostro modo di lavorare e questo vogliamo fare noi, e per questo motivo abbiamo cominciato a pensare a, come dire, e lo chiedo, lo dico a Marco, perché in questi giorni un po' in televisione con Renzo Piano, un po' in generale, si è cominciato a parlare di rigenerazione urbana. Noi l'abbiamo messo nel nostro, io l'ho messo nel mio slogan rigenerazione urbana e turismo, perché io credo, io credo che sono le uniche due opportunità che abbiamo. Noi non abbiamo materie prime da sfruttare, noi non abbiamo industrie, piani industriali da rimettere in cammino, non abbiamo neanche una grande agricoltura estensiva che ci consente di basare la nostra economia come territorio agricolo. Forse ci abbiamo un po' di coltivazione e produzione di uva, di vino, ma è assimilabile più al turismo, a un'attività turistica, che a un'attività agricola. Bene, noi due cose abbiamo, il territorio e l'edilizia. Se noi non riusciamo a far ripartire queste due attività, non abbiamo speranze. Io credo che invece, e qui è la nostra proposta forte, poi avremo modo di, come dire, illustrarli in maniera dettagliata, ma io credo che dobbiamo avere la forza di rilanciare l'idea della ricostruzione della città in tutte le crisi economiche, cicliche. Ciò che ha rilanciato l'economia, le attività, il lavoro, sono state le ricostruzioni. Prima c'era bisogno, perché solitamente alla crisi succedeva una guerra che distruggeva e si ricostruiva, e sulla base della ricostruzione, poi dietro la ricostruzione si rilanciava anche l'economia. Noi non dobbiamo arrivare a sperare che
ci sia una guerra, noi dobbiamo fare in modo che molti fabbricati che stanno qui intorno, che pendono, che sono lesionati, che sono costruiti sopra degli acquitrini, che non hanno né strutturalmente né volumetricamente adesso più un rapporto vero con il territorio, noi dobbiamo fare in modo che questi palazzi vengano ricostruiti, d'accordo? Non adeguati, perché non si possono adeguare, non si possono fare ristrutturazioni. Pescara dal 2005 è stata dichiarata zona sismica. Se qualcuno di voi adesso ha una casa costruita, sono la maggioranza, costruita prima del 2005 e vuole chiedere l'agibilità di del proprio fabbricato, non l'avrà perché non è conforme alle attuali norme. Questo significa tante cose, significa che se qualcuno ha investito sulla casa, come sempre successo, è nostra abitudine e tradizione italiana, se ha investito sulla casa per poi lasciarla al proprio figlio, sappi che al proprio figlio rischia di lasciare un problema, non un bene. Allora noi dobbiamo cominciare a ragionare in questa maniera. La forza nostra è, e lo slogan nostro deve essere, 100 gru a Pescara che facciano ricostruire senza occupare un centimetro quadro di territorio. Noi dobbiamo recuperare il territorio alla città, ma ricostruendo, ci vuole intelligenza, noi lo possiamo fare. E su questo io credo che dovremmo rilanciare la nostra idea. Il turismo sarà una conseguenza, nella rigenerazione della città si costruiranno le basi, si costruiranno le occasioni, le strutture per favorire il turismo. E dico una banalità, voi sapete che qua ogni mattina ci svegliamo e vediamo la montagna. A Passo Lanciano sono 40 anni da sciare, andiamo a sciare, ci sono tre impianti sciistici da 40 anni e un alberghetto. Bene, questi impianti sono di tre proprietari diversi, non sono mai riusciti a mettere d'accordo per costruire un impianto e rinvigorirlo, rigenerarlo. L'albergo è cadente e noi abbiamo una montagna innevata dove è possibile fare in qualche casa anche lo sci estivo. Siamo il campo da sci più a sud dell'Europa. Bene, nessuno riesce a sfruttare questa occasione. Caramanico, che è una città nata sul turismo termale, oggi per i tagli alla sanità, per i tagli al turismo stesso, rischia di far chiudere gli alberghi che noi resistono ancora in quella zona, perché la... Prego. Andare a fumare, sigaretta. Perché questi alberghi non vengono sfruttati, basterebbe fare un impianto che collega Caramanico ai campi da sci di Passo Lanciano e avremmo risolto il problema della chiusura degli alberghi a Caramanico e il rilancio delle attività turistiche. Dico, è un'idea e una banalità. Questo tipo di attività serve anche a noi come città di Pescara, perché è un'attività che ci rilancia un aeroporto che sta mano a mano scemando, che rischia di morire. È un'attività che serve di riflesso alla città di Pescara, perché è la città che sta a 40 km. Allora, di queste cose parleremo in seguito. Io vi voglio ringraziare, non voglio, perché se poi comincio, sono lento, ma lungo però, quindi lo so, come sapete. Qualcuno vuole informazioni, smetto. Io vi ringrazio, vi chiedo semplicemente di darmi una mano in questa circostanza e prendervi del materiale.
vedere che cosa si può fare in questi ultimi 20 giorni di campagna elettorale. Il messaggio l'ho mandato a tutti, qualcuno forse non lo sapeva, ha telefonato a questo. Vi ringrazio ancora, intanto passo la parola a chi. Ci vuoi dire qualcosa? Facciamo chiudere al. Perché ha parlato bene, insomma, no? È lento ma neanche tanto lungo, voglio dire, che poi uno si annoia. Voi vi potete chiedere che ci fa uno di Penne qua a Pescara, no? Intanto io ho una responsabilità morale come pennese, perché voi sapete che quando nacque Pescara mandammo la mammina da Penne, no? Ostetrica da Penne, quindi anche se sono passati anni e anni e anni, anni, noi pennesi abbiamo, come dire, una specie di tutela morale sulla città. No, poi perché la strada che più frequentemente faccio a Penne si chiama Corso Alessandrini, quindi l'occasione è conoscere. No, certo. Pescara mi riempie di onore e anche di orgoglio, e poi perché ho sentito parlare di Passo Lanciano, di Caramanico, dell'aeroporto, io aggiungerei la Maremonte, che è un altro di quei problemi, perché Luciano D'Alfonso poi alla fine, dopo un corteggiamento di un paio d'anni, mi ha fatto capitolare o ha accettato la candidatura alla regione. Tutte queste cose, e queste cose che ha detto Carlo, sono veramente importanti anche in chiave di un futuro impegno al Consiglio regionale. Io non sono un politico di professione, ho fatto sempre il fiancheggiatore da quando ero ragazzino, ho molti amici e mi fa piacere che anche Carlo venga dalla scuola di Frattocchia. Quando ci siamo incontrati tu mi piace perché c'hai l'imprinting della scuola politica di Frattocchia. Sono società civile che in alcuni casi secondo me può dare un contributo diverso in un momento in cui la politica istituzionale ha preso un po' le distanze, anzi ha permesso che i cittadini, soprattutto i giovani, in qualche modo si allontanassero dalle istituzioni, dalla politica, dal significato. La colpa è anche nostra, di noi più anziani, più grandi, più adulti, che forse abbiamo trascurato un aspetto fondamentale. I giovani sono forse la frazione più importante di questa società, che a volte mi sembra lo sbando, ma tante volte invece mi sembra che si possa ricostruire, che si possa ritrovare e anche rigenerare. Io niente, sono venuto a testimoniare la mia simpatia personale per Carlo Gaspari, per partecipare emotivamente e anche come cittadino, anche se vivo a Roma, ma mi sento un cittadino abruzzese a tutti gli effetti, e quindi a pieno titolo abitante della provincia di Pescara. Pescara è il motore pulsante di tutta l'area vestina, quindi io faccio gli auguri personali a Carlo e gli auguri personali al nuovo sindaco. Se avete amici, Graziano. Grazie, anch'io sono per voi. Presidente, sono 5 anni a Pescara, ma anch'io sono pennese, quindi non vorrei però che, diciamo, prendiamo troppo tempo. Ma grazie, io faccio, diciamo che questa candidatura di Carlo è una cosa naturale, nel senso che noi della sezione, almeno quelli che frequentiamo di più, scusa, ma non ci esce, una questione di formazione professionale. Noi del circolo che frequentiamo di più, Carlo ha ricordato alcune iniziative che sono state fatte, credo che sia questa uno dei circoli, delle sezioni più attive, dico uno perché non è, io credo che sia la più attiva della città. Si è sempre distinta per questa attitudine di apertura, di dialogo con gli altri, con i cittadini. Non è stato mai un luogo solo del PD o di quello che eravamo prima di essere il PD. E questo credo che abbia fatto la forza di questa sezione, ma anche questa è dovuta molto al lavoro di Carlo. Poi, come dicevi prima, magari sei più bravo a organizzare, uno può essere meno bravo a parlare. Ma tu rappresenti sicuramente la parte più bella, più importante del circolo qui di Porta Nuova, e io credo che la candidatura al Consiglio Comunale sia un qualcosa di naturale. Quando me l'hai detto, io
l'ho presa come una cosa molto positiva, quindi non solo sostengo con tutte le mie possibilità questa candidatura, come credo che faremo tutti, perché non è un qualcosa di improvvisato, ma anche perché Carlo ha detto due cose veramente, stasera non rubiamo tempo, due cose importanti. Noi dobbiamo tornare a coltivare un po' di ambizione. Io credo che l'Italia, l'ho detto tante altre volte, anche nelle riunioni che facciamo in sezione, l'Italia, l'Abruzzo, oggi è una società un po' ripiegata, un po' la crisi ci ha creato un sacco di problemi. Noi dobbiamo tornare a coltivare un po' di ambizioni, perché Pescara non è solo un comune di 120.000 abitanti, lo diceva anche, adesso scusami le spalle, lo diceva anche Locaciulli che vive a Roma. Pescara è il cuore pulsante dell'Abruzzo. È il luogo dove non ci sono solo commercianti, ci sono tanti liberi professionisti, Marco Alessandrini è un rappresentante, ci sono tanti piccoli imprenditori, ci sono tanti servizi. È una città che è uno dei luoghi fondamentali per la ripresa della regione. Allora, noi quando votiamo a Pescara, non stiamo votando solo per il comune, voteremo anche per la regione. Noi dobbiamo capire che questa città è quella che può rappresentare in Abruzzo un elemento decisivo per il nostro futuro, non solo per le infrastrutture che ha, perché ha l'aeroporto, perché ha il porto passeggeri più importante, perché. Meno consumo del territorio, ma capacità di dialogare, di aggregare anche territori comuni. Io ho una mia idea, la dico perché di questo sono convinto. Noi dobbiamo costruire una grande Pescara, perché noi dobbiamo costruire insieme ai comuni limitrofi una delle città più importanti dell'Adriatico, dopo Bari e Venezia. Noi possiamo costruire la terza città più importante dell'Adriatico e convogliare in questa città e in questo territorio risorse, visione, competenze, se, ripeto, usciamo da una dimensione piccola, perché Pescara non ha tanto territorio, ma alziamo un po' lo sguardo e diciamo, insomma, speriamo che queste elezioni, come si dice, ci faccio respirare un po' d'aria nuova. Con l'aggiunta d'Alfonso l'abbiamo visto, che si possono fare tante cose, non solo i marciapiedi, questi vogliono fare in 4 mesi quello che non hanno fatto in 5 anni. Qualcuno ci ha fatto vedere che Pescara può essere una vera porta di accesso dall'altra parte dell'Adriatico. Noi possiamo essere una delle porte principali di accesso dall'altra parte dell'Adriatico. Però ecco, vi ripeto, senza rubare troppo tempo, dobbiamo coltivare un po' d'ambizione, dobbiamo alzare lo sguardo, perché abbiamo tutte le competenze per farlo. E se Carlo, insieme a Marco, farà lui il sindaco e lui il consigliere comunale, io credo che avremo fatto un bel passo avanti in questa direzione. Intanto io devo dire che Gianluca Fusilli purtroppo non è qui perché sta a Roma per un problema, è andato a fare una visita e quindi ha lasciato, mi ha parlato, siamo stati tanto tempo a parlare insieme, mi ha dato la sua disponibilità, aiuto, lo sta facendo in questi giorni, ma ha coinciso con questo particolare momento. Enrico. Due parole, perché poi magari sentiamo anche Marco, che insomma penso che vogliamo tutti sentire, ascoltare, visto che deve fare il sindaco di Pescara. Noi siamo ottimisti su questo e pensiamo che ce la farà. Io credo che stasera siamo in tanti, non solo del circolo, che come ha detto Graziano e Carlo, è un po' la storia di Carlo e di quelle tante persone, compagne, amiche e compagni, che tutti insieme hanno fatto le cose concrete in questi anni. Ma ci sono anche molte altre persone, perché quando si va a portare una persona al Consiglio Comunale a fianco di un candidato sindaco bravo come Marco, innovativo, si investe in qualche modo sul futuro delle famiglie, dei propri figli, sui fatti che noi viviamo tutti i giorni, le scuole che non funzionano a Pescara, gli edifici vecchi, tante mille cose. E c'è la speranza che questa politica, se cambia, risolva qualche problema. Ecco, io quello che dico a Marco e dico a Carlo, che non solo voto con favore e porto avanti con favore, è di fare un po' come sta facendo Renzi. Meglio dirne 3, esagerando un po', e farne almeno 2, che parlare di tutto e non fare mai niente. Perché la gente non ne può più. La gente non ne può più, noi siamo tanti stasera, ma la gente non ne può più e va a votare quando ci va,
se ci va, magari pensando di fare un dispetto, di mettere una croce su un grindo, che così gliene canta quattro, li manda dove devono andare e finisce là. Questo è un rischio enorme, perché migliaia di persone a pescare in Italia andranno a votare e sprecheranno questi voti, altri non ci andranno per niente, e alla fine il vero favore lo faranno come sempre alla gente come Berlusconi, che rimarrà per i prossimi 20 anni, fin quando veramente non so cosa dovrà succedere, rimarranno lì a tenere le mazze in mano. Non apriamo a nessuno la morte, quindi noi dobbiamo fare una campagna per davvero, questo volevo dire. Non la facciamo fare, ce la stiamo dando stasera, Carlo parte forte, lo vogliamo bene, circolo, gli amici, i compagni, tanta gente, come Alessandrini li vogliamo bene, abbiamo sentito gente come Mimolo Casciulli che si mette a disposizione di Luciano e della causa del centro-sinistra, un ambientalista, non solo un intellettuale cantautore, Casciulli è un ambientalista. Io la prima manifestazione che ho fatta con lui, con Ivan Graziani quando era vivo, parliamo di 30 anni fa per i parchi abruzzesi quando non c'erano, quando bisognava farli, non le prime chiacchiere. Io però dico, andiamo in giro, la preferenza, scrivere il nome di una persona su una scheda non è una cosa semplice e la gente non la fa automaticamente, quindi dobbiamo andare in giro, quei bigliettini di Carlo, la propaganda di Alessandrini bisogna tenerla in tasca, bisogna dire alla gente che lui non è come tutti gli altri, che non è un politico. Carlo Gaspari come Alessandrini non sono dei politici, sono delle persone che tutto sommato in loro portano più loro le ragioni giuste di Grillo che Grillo, se li guardiamo bene, perché chi fa la politica senza interessi da 20 anni al servizio dei cittadini, o chi l'ha fatta storicamente con grande disponibilità culturale come loro, c'ha di buono quello che Di Grillo porta a buono, cioè il fatto che la politica vecchia, quella personale, quella di interessi, quella della corruzione, ha rotto le scatole a tutti, e c'ha però di qualità il fatto che hanno delle idee, delle proposte e saranno in grado di realizzarle, quindi c'hanno due cose insieme. Sono nella sostanza, per il buono che c'è, non sono meno dei grillini. Non credo che Marco Alessandrini voglia andare al comune per continuare la canzone che c'è adesso, per continuare questo modo buffonesco di fare politica o addirittura interessato. Non credo che Carlo andrà là, si siederà e comincerà a chiedere se il consigliere comunale può parcheggiare in centro gratis. Non credo che sia il tipo, non credo che sia il tipo Alessandrini. Non ci vanno né per parcheggiare gratis né per le indennità, che mi auguro saranno in grande parte abolite in questi posti, perché al massimo alla gente che va a lavorare nel pubblico bisogna dargli i gettoni quando ci va e produce qualcosa. Basta con i riconoscimenti. E non deve perché noi veniamo da lontano, veniamo da partiti nei quali la gente si piava le ferie per fare le feste dell'unità, non ci abbiamo niente da imparare. Noi ci prendevamo le ferie per fare le feste dell'unità, cioè rinunciamo alle vacanze, alla famiglia, quindi possiamo dire la nostra bene e ci abbiamo persone in grado di farla vedere. Io faccio auguri a Carlo, a Mimmo, a Alberto Balducci che qua con noi è candidato pure lui, e naturalmente a Marco Alessandrini che dovrà fare la fatica di rappresentarci tutti insieme. Tante teste diverse, ma tutte quante non lo capiscono. Alberto è candidato per il PD alla regione. Mi emoziono qualora dovessi avere questo microfono qui che mi dà una sensazione un po' strana, quindi preferisco prendere il microfono in mano. Cosa dire? Io mi associo a quello che ha detto Enrico quando dice che questo forse è il migliore, non l'ha detto solo Enrico, che questo forse è il miglior circolo che vive a Pescara. Io i circoli li conosco un po' tutti, faccio parte del circolo dei Colli perché residente per tanto tempo ai Colli. Però quando sono stato invitato da Carlo Gaspari, dagli amici di Carlo Gaspari, io onestamente parlando mi sono innamorato di questo circolo. Perché e tant'è che tutte le volte che si è fatto una manifestazione io sono stato sempre presente. Perché questo circolo effettivamente funziona, questo circolo fa iniziative, fa manifestazioni, fa incontri, non solo dal punto di vista Mangiarecci dove ci stavo un po' eccezionale, ma sicuramente perché è un circolo anche vivo e attento per quanto riguarda le problematiche, per quanto riguarda le problematiche sia a livello locale ma sia a livello nazionale. Prima l'ha citato proprio Carlo, tutte le persone che si sono incontrate nel circolo, tutte le persone che sono passate appunto a riferire un pochettino la loro esperienza in quel o in altro settore.
Quindi credo che sia importante e fondamentale. Quando Carlo Gasperi a me ha invitato questa sera alle ore 19, qualche giorno fa, sono stato felice di essere presente, un po' logicamente perché mi faccio un po' di campagna elettorale, ma un po' per poter anche dire a tutti i giorni, infatti vi dico subito che alle 20:30 devo scappare perché c'ho un altro incontro, un altro appuntamento. Il problema qual è? Il problema è che Locasciulli bravissimo, il problema è che fare politica sicuramente è una cosa veramente seria, cioè nel senso non che dico che Locasciulli non ha detto che è una cosa seria, però è una cosa che ha bisogno anche, secondo me, scusate se la penso in questa maniera, di un minimo di esperienza. Perché dico questo? Perché non è possibile che un costruttore, prima di aver fatto, no, visto il ferro, di aver visto i tondini, possa subito realizzare un castello. Non è possibile che l'idraulico, prima di fare un appartamento, non capisca come si fa a saldare i due tubi. Io credo che nella vita occorre fare esperienza nel campo dove ci si trova e farla però, come dire, a testa alta, nel senso che bisogna farlo con coscienza, con generosità, con passione, con entusiasmo, con coerenza. Aiutatemi, diciamo, in pratica a qualche altro vocabolo, perché io credo che in politica questi vocaboli siano importanti. Purtroppo però spesso e volentieri così non si verifica. Qualche volta si dice ma bisogna farlo perché bisogna cercare di vincere le elezioni. Sì, vabbè, bisogna vincere anche le elezioni sperando, diciamo, che questi individui, tra virgolette, perdano affinché si possa poi fare. Un programma serio che sarà cercato. Anton, dove stai? Scusa, ma allora io ho fatto politica, come Carlo sa, da parecchio tempo. Sono stato consigliere di quartiere, ho iniziato proprio dal gradino più basso, ho fatto il presidente del consiglio di quartiere, ho fatto il consigliere comunale di opposizione, ho fatto l'assessore per 6 anni al comune di Pescara. Qualcuno di voi mi conosce anche molto bene. Io credo che, spero che Carlo Gasperi, anche se molto più giovane di me, possa percorrere le stesse, diciamo, in pratica, come dire, strada che ho fatto io, almeno per quanto riguarda questi ultimi anni, forse che c'è rimasto a fare la politica, no? Perché io credo che sia un'esperienza che Carlo Gasperi dovrà fare, perché lo merita, perché come diceva lo slogan è uno di noi, anzi uno di voi, è uno che ha sempre lottato, combattuto per ciò che Pescara vuole e anche per coloro che risiedono in quella sede, in quel circolo, e che hanno chiesto sempre a Carlo Gasperi quello di essere serio e coerente. Io non voglio dilungarmi, potrei parlare veramente per tanto tempo, anche perché vorrei dirvi tante cose che io ho fatto come amministratore comunale. Vi dico, vi accedo semplicemente questo, che ho fatto un sito albertobalducci.net, dove viene rappresentato anche quello che io mi propongo come programma, perché io credo che ogni candidato, al di là chiaramente che poi si dovrà fare quello che il presidente eletto vuole, io credo che ogni candidato quantomeno un'idea di che cosa bisogna fare, un'idea che i vari luoghi vogliono, un'idea che Pescara vuole, occorre un branca che ce l'ha, perché altrimenti è difficile andare a fare il consigliere regionale se non si danno delle idee, se non si hanno un programma poi da dover realizzare ed effettuare. Io sono stato assessore alla pubblica istruzione, all'edilizia scolastica, all'edilizia pubblica, alle case popolari, ai cimiteri. Vi dico una cosa, questa esperienza che io ho realizzato in questi 6 anni, io li vorrei realizzare in regione. Perché?
perché purtroppo in comune non si hanno certe volte gli strumenti per poter realizzare le cose, perché si fanno, non si fanno leggi, non si fanno norme, si fanno solamente a livello regionale. E io vorrei avere, diciamo in pratica, cercare di realizzare tutto ciò che non ho potuto fare, andando a intercettare finanziamenti regionali, nazionali, europei, per poter fare le scuole. Le scuole purtroppo, qualcuno prima lo citava, dovrebbero essere secondo me completamente rifatte. Ma rifatte perché? Perché sono ormai strutture degli anni 70, degli anni 80. Come si fa a ristrutturare una scuola? Come si fa a fare una legge Gelmini dove nella legge Gelmini si dice che bisogna aumentare ancora i ragazzini dentro le aule, quando in realtà le aule sono state realizzate negli anni 70-80, quando ce ne stavano solamente 24-25 di bambini? Oggi ce ne ritroviamo 30 con la legge Gelmini. Quindi a livello di sicurezza, non so se qualcuno di voi è insegnante, all'interno come si fa per poter valutare la sicurezza per i bambini, per poter valutare le vie di fuga allora quando dovesse esserci una scossa di terremoto o qualcosa del genere? Come si fa? Come si fa una professoressa, un insegnante qualsiasi, andare a seguire 30 bambini, quando già sappiamo benissimo che oggi con la vitalità dei bambini è difficile pure seguirne 20? Allora, non è possibile, non è così. Bisognerebbe introdurre certe poi materie, quale per esempio l'educazione civica, perché oggi siamo arrivati civico, non ci sta più nulla. Allora, occorrerebbe, secondo me, concludo, ho detto, potrei parlare fino a domani. Un'ultima cosa voglio toccare, per esempio, l'edilizia pubblica. È possibile secondo voi che con la situazione oggi in cui ci troviamo, le persone che hanno una dignità, e per dignità si intende anche avere sopra la testa un tetto, una casa, un alloggio, ma è possibile che non si realizzano più alloggi popolari? È possibile che non si riescano a intercettare finanziamenti? È possibile andare a vedere che noi facciamo delle cose e poi rimangono così bloccate, come ha fatto questa amministrazione comunale? Mi sta suggerendo una cosa, mi sta suggerendo. Quanti voti gli do? Io sono sempre molto franco, mi chiamo Alberto, ma sono franco. Io dei voti sicuramente a Carlo Gaspari, perché lo merita, glielo darò, questo lo dico tranquillamente. Ma addirittura io sono riuscito a collegare anche una donna, la moglie non lo sa, perché sapete che voto di genere che si può fare, ho collegato con una donna, ma lui se la deve saper tenere questa donna. Comunque, un'ultima cosa, che questo secondo me non l'avete detto, non importa. Danno 4 schede, nessuno, probabilmente non tutti lo sanno, 4 schede. Queste 4 schede è Europa, Regione, Comune e un referendum che si chiama la Grande Pescara. L'Europa è Pozzolino, sicuramente il Circolo Porto, la persona eccezionale, anche perché quando ho chiamato a pescare è sempre venuto, è intervenuto, per cui tanto di cappello, bisogna sicuramente votare. Alla Regione voi avete la scelta, o me o Locasciulli, vabbè, noi non stiamo qua, parliamo per noi, gli altri parleranno per loro. Locasciulli sta in una lista civica fatta dal presidente Luciano D'Alfonso, io sono nella lista del PD. Poi si può dare un solo voto di preferenza, importante. Poi al comune si può dare il cosiddetto voto di genere, uomo, donna, donna, uomo, non è possibile dare due uomini o due donne, questa è un'altra invenzione seria che non so chi sarà inventata, ma anche questa è una cosa certa, è seria. E dopodiché ci è rimasta la Grande Pescara. Io molto probabilmente, ve lo dico, non ritirerò la scheda di questo referendum, perché io credo che prima bisogna fare delle regole ben precise, poi si può votare. Io non voglio votare in pratica dicendo sì e poi qualcuno fa le regole. Io voglio capire bene quali sono le regole che ci sta sotto a questa Grande Pescara. Ecco, questo volevo pure dire, che era importante. Mi raccomando, in Regione non date il voto disgiunto, perché non si può fare,
non si può votare a Luca Sciulli e poi votare eventualmente Chiodi, non è possibile, quindi altrimenti si annulla la scheda. Io scusate, ma queste cose le vado ripetendo perché è importante che il cittadino queste cose le sappia. Un'ultima cosa devo spendere su Marco Alessandrini. Marco Alessandrini, io l'ho voluto, e lui è presente, potrà testimoniarlo, l'ho voluto fortemente e sono stato felice quando Enrico Paolini, l'ho detto già al circolo, per chi ci stava già lo sa, io ho detto questo riesce a far pace con la politica, perché questi sono gesti eccezionali quando si capisce che la politica è al primo posto e le singole questioni personali dovevano essere messe al secondo posto. Purtroppo spesso e volentieri non è così, quindi questo ridà dignità alla politica, questo gesto fatto da Enrico Paolini, che io ringrazio nuovamente per la seconda volta. Marco, che dire, in bocca al lupo, vinci Carlo Gasper, deve vincere, oh, e votare tutti quanti, mi raccomando, Luciano D'Alfonso. Voi sapete che l'altro giorno Renzi doveva andare ad Amici, poi non l'hanno più chiamato, si era sparsa la notizia che verrà accompagnata a Balducci. Allora, dopo Marco, se potete restate, facciamo un brindisi, perché questo nostro circolo è quello che passa oltre che per le attività, anche perché si mangia bene. Abbiamo Luisa, Franca, Antonella. Stiamo sperimentando, sto provando io per adesso, la cucina di Alberto, che mi sembra buona, ma non devo dare ancora altre cose. Dovrei che lo sottopongo. Scherziamo pure perché è una festa, Marco Alessandrini. Buonasera, buonasera a tutti. Mettetevi tra Alberto Balducci e il buffet sontuosissimo e l'auto, non posso che impormi tempi europei, perché vedo che poi la concorrenza di chi è andato fuori, insomma, la minoranza silenziosa ma non troppo c'è. E lasciatemi dire una cosa, innanzitutto non avevo dubbi che questa manifestazione sarebbe stato un successo per le ragioni che sono state dette, perché ti accorgi che ci sono dei circoli che funzionano meglio di altri, e questo, diciamo, un dato che, no, è evidente a molti, a tutti quanti frequentano, insomma, questo universo che è il Partito Democratico. In un certo senso questo circolo mi fa pensare ad un argomento che mi sta particolarmente a cuore, che è quello per me centrale, cioè della necessità di recuperare un senso diffuso di comunità fra le persone. Allora, guardando questa, diciamo, batteria di fiadoni che sono stati preparati dalle diaboliche signore, vedendo, diciamo, i ragazzi che aiutavano a portare su, insomma, mi è piaciuto, mi è sembrato un, diciamo, un modello che funziona e che va in qualche modo esportato. Vedete, qui ho in mano, è una novità, è il nuovo, ho usato la propaganda di Marco Alessandrini, che vi auguro, insomma, che vi invito naturalmente a prendere. E, diciamo, abbiamo cercato di non solo fare una bella foto, che aiuta sicuramente, ma abbiamo cercato di, come dire, avere contenuti, perché oggi alla politica non è chiesto di riempire un palcoscenico di parole vuote, di cui francamente se ne può sempre meno. Io non so voi, ma non sopporto più certi spettacoli in televisione, quando vedo certa gente, devo dire anche dei nostri, cambio canale, perché so già questo disco rotto che è sempre uguale, allora questa così, la giostra delle parole troppo uguali, non mi entusiasma. E penso però che la politica abbia una grande possibilità,
naturalmente non senza controindicazioni, perché la politica riparte dalle comunità locali, riparte dal basso, perché contro questa distanza che cresce fra il corpo elettorale, la cittadinanza, la gente e la casta, c'è la pubblica amministrazione, c'è il comune di una città importante come Pescara. C'è un comune che non può, come dire, limitarsi a vivacchiare, perché abbiamo visto cosa succede se vivacchi, se stai lì, vai allo stadio, insomma. E ci vuole impegno, ci vuole determinazione, ci vuole l'idea di, io credo, anche fissare delle priorità e degli indirizzi. E noi siamo chiamati alla politica e sintesi fra diverse istanze. Qui per esempio non è un caso che noi stiamo insieme, perché non ci eravamo naturalmente messi d'accordo, questo sono io. Questo non so che sta succedendo, lo spegniamo. Molto più semplice del previsto. 10.000 nuove. Ho avuto già una certa soddisfazione quando è la prima volta nella mia vita, in occasione della inaugurazione del mio comitato elettorale, sono riuscito a fare chiudere una strada e per un attimo mi sono sentito come Mick Jagger. Adesso c'è anche questo, diciamo, questo microfono impazzito. Mi è molto piaciuto il punto di partenza di Carlo, perché mostra le nostre sensibilità comuni, la rigenerazione delle città, che Pescara deve rinascere, però non rinascerà così per un accidente, rinascerà se noi saremo in grado di disegnare delle traiettorie di sviluppo, magari non limitandoci a cosa succede fra un mese o un anno, ma pensare cosa sarà fra 20, 30, 40 anni di questa città. E la rigenerazione urbana non c'è dubbio che sarà la nostra stella polare, perché noi abbiamo un bene unico ed irripetibile che è il nostro territorio. Il nostro territorio è sempre più consumato, è sempre più scarso, è sempre più, diciamo, riempito da spazi inutili. E sono inutili perché la bolla immobiliare significa costruire tanti palazzi con l'idea che ci possa essere uno sviluppo ad infinitum, salvo poi accorgersi a un certo punto che questi palazzi non li compra più nessuno, non nessuno ci va più a vivere magari in affitto, sebbene la proprietà della prima casa è un dato che caratterizza fortemente il nostro paese, riguardando l'85% delle famiglie. Questo non è solo un problema di chi ha sulla groppa un investimento immobiliare di questo tipo, essendo noto a tutti, per, ahimè, diretta esperienza, come la tassazione sugli immobili è sempre più pesante, essendo l'immobile un bene facilmente rinvenibile da uno Stato assetato di denari e come tale altrettanto facilmente tassabile. Allora, rigenerare la città significa occuparsi di recuperare quello che c'è per renderlo più funzionale e vivibile, cessando il consumo di suolo. E con la consapevolezza, l'abbiamo incontrato qualche giorno fa l'onorevole Andrea Pozzolino, un nostro eurodeputato che si occupa di fondi comunitari, con particolare riferimento a quelli volti, pensate un po', proprio alla rigenerazione urbana, perché questi denari saranno delle linee centrali delle opzioni europee per il periodo 2014-2020. Ciò anche qui non in ragione di un accidente, ma perché le città, ormai la popolazione del mondo vive nelle città, cioè si stima che il 75% della popolazione mondiale abiti nelle città, figuriamoci questo nella vecchia Europa in cui noi abitiamo e viviamo. E quindi questa è una opportunità. Però poi cosa significa rigenerazione urbana? Come ogni candidato che si rispetti, io naturalmente occupo il mio tempo cercando di moltiplicare i miei incontri, i miei giri, le mie presenze sulla città. Ed è grande, 33 km quadrati, 117.000 abitanti, strani meccanismi qui che emettono ruggiti magnetici e ti accorgi, dicevo, di questi, diciamo, di questi spazi urbani che sono inutilizzati e vuoti. Problema non solo dei proprietari per la tassazione che dicevo prima, ma in qualche modo anche problema politico, perché voi pensate a delle, io penso al quartiere che
che sorto attorno al tribunale. Nella mia precedente vita ci stavo parecchio, ma lì non c'era niente fino a 10 anni fa. Però se oggi giri lì la sera ti accorgi che molte case sono vuote. Questo è anche un problema politico, perché svuotare di vita le città incide sulla sicurezza delle città, o perlomeno sulla percezione della sicurezza, che è un dato cui la pubblica opinione dedica molta, molta attenzione. E allora cercare di pianificare al meglio lo spazio, cercare di recuperare la dimensione di vivibilità con un'attenzione per esempio al verde. Questo non solo perché è bello un albero, ma perché piantumare un albero lungo una strada assorbe anche i gas, i veleni della nostra civiltà. E andando in giro io cerco di prestare la massima attenzione possibile al panorama urbano che mi circonda. E guardo spesso questi pezzettini piccoli, medi, talvolta microscopici, che sono lì abbandonati a se stessi, e spesso sono relitti di proprietà divise fra, no? Tante persone, perché magari pervenute per l'eredità o successore testamentario e cose di questo tipo. E allora, anziché lasciarli lì, perché non pensiamo a un progetto serio di orti urbani? Significa in qualche modo riconquistare pezzi di città, renderla più bella e soprattutto favorire la socialità come questa sera, come l'attività del circolo, come ciò che accade nell'innumerevole mondo dell'associazionismo. Noi siamo al circolo tennis, lo sport. Attenzione, vedete, qui devo chiudere perché fra un po' il terremoto arriva. Lo sport, diciamo, è importante per tante cose, anche per il suo, soprattutto io direi per il suo rilievo sociale, visto che è un dato che mi ha molto colpito, il 53% dell'associazionismo che c'è in Italia riguarda questo settore, quello dello sport, e quindi qui siamo in un luogo evidentemente non casuale. Detto questo, cari signori, io ho colto anche con vivo interesse, non a caso Carlo è un guerriero con cui, diciamo, ho intrapreso un cammino sin dal mio, diciamo, ingresso in questo benedetto mondo della politica. Me lo ricordo lui con Marcello che si portava a mano il gazebo. Questo, diciamo, è anche militanza, passione, recuperare una dimensione della politica non come scelta di convenienza alla ricerca di chissà quale svolta della vita. Cioè, fateci caso, qui tutti disprezzano la politica, tutti, cioè, io ho preso una serie di screte di insulti in giro. Eppure ogni volta che si vota è tutto un trionfo di candidati, di liste e di simboli, e non è difficile scorgere dietro tutto questo l'idea diffusa che la politica è come un reality show. Quindi se per qualche motivo entri puoi svoltare nella vita, perché io credo che sia necessario recuperare questa dimensione della voglia di occuparsi delle persone, dei problemi, delle cose, di non delegare, perché talvolta quando ti chiama la responsabilità, beh, è bene rispondere a questa chiamata, perché non sempre dipende dagli altri. E quindi in qualche modo io vi lascio così in questa bella serata al circolo tennis con le delizie che ci attendono, ma anche in qualche modo con l'invito a considerare questa come un'occasione di cambiamento. Di cambiamento certamente rispetto a 5 anni in cui è fuori discussione questa città è tornata indietro. Però il cambiamento, io ne sono convinto di questo, è un argomento che convoca tutti noi, perché non è delegabile agli altri, il cambiamento deve riguardarci tutti, perché così si recupera la comunità, così si recupera, se vogliamo, anche un senso delle cose e il, diciamo, l'idea di crescere in un posto, in una città, in un luogo in cui sia un po' più decente vivere rispetto a prima. Vi ringrazio. Grazie a tutti.